con l'allenatore dello Zenit Prato Sette Soldi. Una buona squadra la sua, mi è piaciuta. È stata battuta su un calcio da fermo, perché per il resto il gioco vi siete messi un po' alla pari. Sì, diciamo di sì, la squadra ha qualità, è una squadra che ha valori, logicamente poi le partite si decidono sugli episodi e già c'è successo anche in Coppa oggi, quindi sono delle cose che dobbiamo migliorare, perché poi quando poi non fai punti facendo questo tipo di prestazione ti rimane tanto l'amaro in bocca. Ecco, io sono solito fare dei nomi quando si dice, perché è bene che i giocatori vengano, in questo caso Falteri, mi è piaciuto tantissimo questo ragazzo. È un ragazzo del vivaio nostro, noi oggi, noi nella nostra rosa abbiamo 12 ragazzi che vengono dal settore giovanile, dal 2002, 2003, 2004 e 2005, lui è un gioiellino, l'anno scorso ha fatto un gran girone di ritorno, ha fatto 6 reti, ha grande qualità, quindi da lui mi aspetto tanto e l'ha dimostrato anche oggi. Grazie mister. Grazie a voi. Con mister Porzella, buona la prima nonostante le tante assenze, diciamo, che hanno un po' pesato nel contesto della partita. Sì, però io buona la prima, faccio complimenti a quelli che hanno giocato, credo che le squadre, le rose si fanno apposta di 20 persone, quindi chi ha giocato ha fatto benissimo, le assenze ci sono, ma insomma credo che sia giusto oggi dare merito a chi ha giocato, che ha fatto veramente una grande partita e ha ottenuto una vittoria difficilissima contro una squadra importante. La continuità di avere di non avere un cambio della panchina, diciamo, perché se sempre questi presupposti vi ha dato, diciamo, fiducia. Sì, sì, no, io credo che ho avuto ottime risposte. Un ragazzo del 2004, Verona, ha debuttato oggi per la prima volta, non ha mai giocato e credo che ha fatto un'ottima partita, tra cui ha preso la punizione da dove è nato il gol, quindi ha avuto ottime risposte da tutti. E quindi a Biacini gli ha fatto assaggiare il terreno per dire intanto prova, eh? No, ora probabilmente siamo anche più minuti nelle gambe, però la partita era in quel momento lì complicata e bisognava gestirsi un attimino. Chiaro, Fabio sta quasi bene, gli manca il ritmo partita, credo che magari già da mercoledì potrebbe fare un buono spezzone e magari domenica essere completamente a disposizione. Ecco, allora ci vediamo mercoledì alle 18 a Seravezza. Speriamo che sia buona terza. Grazie.